Buon pomeriggio. Sono contento di questa partecipazione, dell'invito che mi è stato fatto e soprattutto anche di questa opportunità che mi è stata data in, questo, diciamo, in questa sessione di poter prendere la parola. E il titolo che chiaramente fa riferimento ad un'economia creativa, che si porta avanti quindi questo discorso su quello che è l'importanza dell'economia creativa e che la va a verticalizzare, la va a proiettare in quella che è una logica di partenariato, in quella che è una logica di collaborazione tra attori pubblici, tra attori privati, tra imprese, tra governi, tra istituzioni nazionali, sovranazionali, regionali e ancora tra le università. E chiaramente il contributo che io posso dare a questa discussione è indubbiamente un contributo che scaturisce dall'attività di ricerca che all'Università del Salento, in particolare nel Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, noi stiamo svolgendo sui temi del territorio intelligente. Un territorio quindi che in qualche modo trova e a mio avviso è, se vogliamo, l'esatta e più chiara destinazione di quel processo di crescita economica guidato dalla creatività. Una creatività che indubbiamente rappresenta oggi una priorità a cui nessuno può in qualche modo rivolgere le spalle, una priorità che in qualche modo trova e diventa valore sociale ed economico se e soltanto se questo praticamente concetto della creatività viene ad essere interpretato bene dall'imprenditore. L'imprenditorialità e quindi quella che in una certa misura è l'attitudine imprenditoriale rappresenta quindi la sola chiave per rendere concreto, tangibile e trasformare quindi in valore sociale ed economico quel processo di creatività. Quindi questo è indubbiamente una dimensione fondamentale verso cui gli individui, le imprese, le regioni, i paesi devono proiettarsi. Lo scenario economico, sociale, di mercato nel quale ognuno di noi oggi interpreta e compie al meglio il proprio ruolo è sicuramente uno scenario economico, sociale, di mercato differente da quello del passato. È uno scenario economico caratterizzato da turbolenza, flessibilità, uno scenario economico nel quale la competizione delle imprese non è basata più sulla disponibilità di materie prime o di manodopera a basso costo, ma è una competizione che vede oggi le imprese vincere e capaci di posizionarsi per bene sul mercato se si risultano solo capaci di interpretare e dare attuazione a quel processo di creatività, quindi di creazione. Ecco, quindi a mio avviso, diciamo, questo primo aspetto riguardante l'economia creativa trova, e per come, diciamo, ecco, il comitato organizzatore ha pensato di immaginare questo forum sull'economia creativa, io credo che abbia fatto un lavoro di estrema, diciamo, di grandissima attualità e di grande valore aggiunto per ognuno di noi, per me per primo. Un altro aspetto che vorrei sottolineare è la dimensione di partenariato pubblico-privato, di politiche, di imprese, di governi, ma anche di attori che in qualche modo, che a diverso titolo, in qualità di professionisti, sono chiamati, diciamo, a competere, a collaborare e a competere evidentemente. Questa competizione diventa più che mai attuale ed ha a proiettarsi in quello che in qualche modo viene ad essere definito una visione ecosistemica. Bene, oggi la competizione dei territori, che è una competizione che quindi non è più basata soltanto, diciamo, sulla capacità che le imprese hanno di realizzare output a minor costo, di realizzare prodotti, quindi, diciamo, effettuando economie di scala e di scopo, ma è una competizione che è fortemente permeata dall'innovazione e che realmente si traduce anche nel posizionamento dei paesi. E quindi chiaramente da questo punto di vista vi è un lungo percorso che ogni paese, ogni regione è chiamato a svolgere per far sì che il suo posizionamento in quello scenario che viene ad essere definito la geografia dell'innovazione da autorevoli agenzie e osservatori internazionali sia uno scenario e sia un posizionamento di successo. Bene, il posizionamento di successo in questo scenario economico fortemente quindi caratterizzato dall'innovazione, così come gli stessi altrettanti e autorevoli studi dimostrano, nasce attraverso e si può realizzare attraverso politiche che mirano alla creazione di virtuosi processi di collaborazione tra i differenti attori che operano sul territorio. E quindi da questo punto di vista politiche che sviluppano e proiettano sul territorio una visione ecosistemica. E quindi ecco, anche da questo punto di vista ritengo che il titolo di questa prima sessione realmente ha interpretato appieno il significato di questa economia creativa e di come questa economia creativa si proietta poi nelle dinamiche reali dei paesi, delle imprese, della vita di ognuno di noi. Vorrei infine concludere, perché chiaramente questa è l'attività e la missione, diciamo, che noi cerchiamo di svolgere, cogliendo veramente con entusiasmo i tanti richiami che sono stati fatti alla focalizzazione e all'importanza di promuovere la formazione nei giovani. È evidente che l'economia creativa è un'economia che si alimenta della volontà di conoscere, di esplorare l'ignoto,
di esplorare quello che ancora, diciamo, non è stato conosciuto da altri, e quindi chiaramente questa è un'attitudine dei giovani, ma anche sicuramente delle giovani menti. Quindi da questo punto di vista la focalizzazione e l'importanza di investire nel capitale umano rappresenta una priorità per ogni paese, per ogni regione. E infine vorrei giusto, ecco, perché mi colpiva un po' l'esperienza che il direttore Schiavone offriva rispetto, diciamo, anche ai corsi che proprio qui in Albania sono stati realizzati. Cioè, quindi la possibilità che oggi questa creatività dà anche di ridare vigore, di ridare smalto, di ridare interesse ad attività, mestieri, tradizioni che potrebbero appartenere al passato, ma che oggi probabilmente possono trovare alla luce della forte, diciamo, tecnologia, della forte disponibilità tecnologica di e della ricerca e di tutto quello che in qualche modo oggi è possibile, ancora un'opportunità di rilancio. Quindi evidentemente l'economia creativa, che non è soltanto un'economia che punta necessariamente all'innovazione estrema, alla ricerca tecnologica estrema, ma è un'economia che in qualche misura può passare anche attraverso lo smalto e la rivalutazione anche di mestieri, di attività che in una qualche misura avevano perso la loro attualità. Ecco, io sentivo, diciamo, di partecipare, di condividere questi pensieri, ringraziandovi per l'invito, diciamo, alla giornata, e soprattutto, ecco, insomma, anche per questo spazio che mi è stato riservato. Ringrazio Esmeralda in particolare, che ho avuto il piacere di conoscere, ecco, in Italia durante un forum, insomma, altrettanto illuminante. Grazie tante.